Passo la palla, faccio un centrocampista di manovra, ci vuole sempre nel quadro di calcio. Siamo in A, ci vedi, sì. Va bene, allora, Federico Calvoni ha tradotto il libro di Loriano Machiavelli, Sgumbei, Le porte della città nascosta. Loriano qui ha addirittura l'originale in bolognese, e allora facciamo partire lui che ci dice come, perché e quando. Buonasera a tutti, innanzitutto, e in due parole vi racconto come è nata questa idea. Fondamentalmente è nata da un incontro che ho avuto con Daniele Vitali, che qui purtroppo non è presente perché vive e lavora a Bruxelles, quindi probabilmente forse in un'altra occasione potrà essere presente, che è il curatore del sito bugnese, ovvero www.bugnese.com, che è il sito che su internet raggruppa, direi, l'intelligenza del bolognese sulla rete. Io avevo fatto già qualche esperienza di traduzione utilizzando l'ortografia lessicografica moderna che viene proposta proprio da questo sito e dalla Valle del Bugnese, che poi dopo vi preciserò i contorni. E diciamo, da questo incontro è nata l'idea di fare un'opera di un certo respiro, e la scelta è caduta su un'opera di uno scrittore bolognese, Loriano Machiavelli, e su un libro che, devo dire la verità, più siamo andati avanti con questo lavoro, più si è rivelato adatto a quello, ai nostri intendimenti, perché si cercava un libro che fosse di piacevole lettura, un libro che parlasse di Bologna, un libro e diciamo, adesso magari su questo approfondirà poi Loriano, però questo libro è una carrellata nel tempo, nella storia di Bologna, dove viene mostrata, diciamo, tante anime della nostra città. E diciamo, da questo lavoro siamo stati presi sia nella prima fase, che è toccata a me, di traduzione e di, diciamo, prima costruzione. Dopodiché siamo passati attraverso tante fasi che ci hanno preso, diciamo, complessivamente 6 mesi di revisione, ma ecco, vorrei precisare questo. Uno degli intendimenti di questo libro è proprio quello di presentare il modo di scrivere il bolognese, sia dal punto di vista grammaticale, come accennavo prima, quello dell'ortografia lessicografica moderna, quindi con l'utilizzo di segni particolari per quanto riguarda la S dolce, che vediamo per esempio già in Sgumbei, noi abbiamo in bolognese, contrassegniamo questo segno con la S puntata. E anche un'altra particolarità nel titolo, cioè quella di utilizzare la N al posto della N, come era nell'originale italiano, perché dal punto di vista fonologico, fonetico, noi bolognese, quando diciamo Sgumbei, come quando diciamo gamba, utilizziamo la N e non la N, una labiale, un fonema più arretrato nella bocca. Detto questo, tanto per inquadrare la cosa, diciamo, la cosa che io farei proprio a sottolineare è questa. Cercando di fare questa opera di un certo respiro, abbiamo proprio cercato di far sì che il bolognese si misurasse con una dimensione che va anche oltre tutte le iniziative che ci sono attualmente e che utilizzano la stessa ortografia, ovvero la rivista Contra di Onda, tanto per dire, dove abbiamo articoli tutti i mesi che escono, una grande attività di canzoni, abbiamo qui Fausto Carpani che poi ve ne parlerà, abbiamo delle attività sul teatro, e però diciamo mancava un'opera di una certa ampiezza che consentisse a questa lingua di misurarsi anche con un pubblico magari più vasto di quello a cui siamo abituati, e che magari ponesse
le scelte che vengono fatte dal punto di vista della lingua anche sotto la lente di un pubblico più vasto. Perché questo lavoro, il lavoro che abbiamo tanto curato, e di fianco a me c'è Amos Lelli, che è la persona che più di tutte mi ha affiancato e mi ha aiutato in questo lavoro, abbiamo cercato uno di avere una ortografia che fosse completamente consona ai dettami scientifici che sono la base dell'ortografia lessicografica moderna, e due, anche avere un lessico corrispondente ad un bolognese parlato il più possibile brioso, e anche delle modalità che noi ci proponiamo che siano non un modello fisso o che sia qualcosa che il bolognese si scrive in questo modo, la tal frase si scrive in questo modo e nessun altro può dire niente. Anzi, nel libro, per chi avrà il gusto di leggerlo, ci sono anche tante situazioni in cui la stessa cosa è volutamente scritta in due modi diversi, proprio per evidenziare il fatto che si possono anche usare terminologie diverse o anche grafie diverse. Però fondamentalmente noi ci siamo posti l'obiettivo di avere un paradigma, un certo modo, una certa costruzione, noi la scriviamo in questo modo. Non per dire che è proprio quella giusta, però è quella. E noi abbiamo cercato di costruire quest'opera, che molto dello sforzo di revisione che è venuto dopo è stato proprio di cercare di uniformare il libro a questo schema. Dopodiché c'è anche un'altra cosa, la più bella, ci siamo divertiti direi il mondo a fare questo tipo di lavoro, sia io nello scriverlo, sia spero che almeno, se non me l'ha data di intendere, sia divertito anche lui a fare questa. Questo è una cosa che un bel si diverte. Esatto. Allora, perfetto, qui mi hanno dato delle carte, io le gioco, adesso gioco la carta dell'autore, Loriano Machiavelli, che è qua di fianco a me. Cosa si prova a essere tradotti in bolognese? Per il bolognese, oltre che in cinese. Oltre che in cinese. No, giapponese, non esageriamo. In giapponese si è tradotto. Sì, ma questa, ecco, io non ho la voce potente di questi signori, parlo nel microfono, mi sentite? Spero di sì. Dunque, quando qualcuno mi telefonò, credo che fosse proprio Magnoli, dicendomi vorrei tradurre, vorremmo tradurre, è libero da diritti, eccetera, eccetera. Io gli ho detto, prima di si fatto. Come si fa a tradurre in bolognese un libro che è un casino? Tant'è vero che quando lo presentai, io salto a destra e a sinistra, lo presentai l'editore, Mondadori, l'editor che allora era Stefano Magnoli, lo lesse, mi telefonò e mi disse, ma è un bel libro, una bella storia, però è un gran casino. Io gli risposi, ma più che casino, io direi un sgombei. E di là fece un urlo. Lo chiameremo sgombei. Ecco che è nato sgombei, no? Il titolo è venuto proprio in questo. Adesso non ci sentiamo. Sentiamo. Sì. Vabbè. Allora ecco, torniamo a dici, ma se volete, avete dei soldi da spendere, fatelo pure, insomma. Era libero perché l'editore erano già scaduti i diritti suoi, non aveva più rinnovato la richiesta e quindi era fuori catalogo, e allora dico va bene, fatelo pure. Poi quando mi è arrivato ho cominciato a sfogliare e a leggerlo. Devo dire con molta franchezza che le prime pagine erano abbastanza ostiche. Io poi fra l'altro non sono un bolognese verace, io sono venuto giù con la piena del Reno, mi hanno recuperato la grada, no? Che non passavo, vengo da Pioppi di Sala, del Gatto, e quindi il mio dialetto è assolutamente diverso dal vostro, da quello bolognese. Io ho cercato in questi anni di recuperare qualcosa, ma è come quando si sentono i napoletani che vogliono parlare in dialetto. Socetel, niente. Faccio una figura. E allora, però subito dopo le prime pagine, le prime 3-4 pagine, mi sono accorto che la lettura scorre invece più veloce, ci si prende la mano, ci si prende l'abitudine, non è difficile, ve lo dico subito perché non vi impressionate quando lo aprite e leggete la prima pagina. Vi assicuro che dopo un paio di pagine scorre via bene la lettura, è successo a me e credo possa succedere anche a voi. Volevo raccontare la città a una persona che non l'avesse mai vista, ma non ho
pensato un viaggiatore, ecco, i segreti da Zitè è il sottotitolo. Il mio sottotitolo, quello originale, era Le porte della città nascosta, grazie. E volevo raccontare la città a chi non l'avesse mai visitata. Allora ho pensato a un viaggiatore in un luogo senza tempo e senza spazio, che prendendosi dal suo paese avesse come punto d'arrivo la città, per conoscere questa città di Bologna della quale aveva tanto sentito parlare, in bene e in male. La città non viene mai nominata. Lui dice sempre quanto manca da qui alla città, e più si avvicina alla città in realtà più se ne allontana. Ecco perché è un po' un sgombello, no? È un po' un casino, come diceva Stefano Magagnoli. Però lui impara a conoscere questa città da una serie di racconti che fanno altri personaggi che incontra in questo suo viaggio. Incontra un vecchio che lo ospita una sera e questo vecchio gli racconta un episodio accaduto a Bologna, quindi una prima fotografia della città che riguarda il 1300, per esempio. La piena del Savena che aveva invaso ed era arrivato fino alle porte della città, racconta questa storia. Poi lascia il vecchio, incontra altri personaggi e ogni personaggio gli racconta questa città. E ogni volta che finisce il racconto, il viaggiatore è sempre più spiazzato, perché dice: ma ieri mi hanno detto che la città è straordinaria, questo mi ha detto che invece è una città piena di diritti, piena di misteri. Allora, questo viaggiatore impara a conoscere la città attraverso i racconti che gli fanno, un po' come quelli che quando andiamo in giro noi ci abitiamo noi, ma parlami un po' della tua città. Ed ecco che il viaggiatore non arriverà mai a Bologna. È un finale aperto, perché avevo intenzione di continuarlo. Lui, nel finale, riprende il viaggio verso questa città che per lui non è stata mai raggiunta, però già sa qualcosa di questa città. Ve l'ho voluto fare questo panorama perché sappiate che non è un romanzo come quelli che si leggono di solito, un po' così, un pochino anomalo, ecco. Non ha tempo, non ha spazio ed è la storia, è il racconto di una città come io credo di averla interpretata. Ma questo dialetto, allora, si dibatte, è ancora vivo, arranca, viene fuori da qualche macerie, mette fuori la testa, com'è la situazione? Sentiamo il polso di questo dialetto alla luce di questo lavoro qua. Alla luce di questo lavoro, secondo il mio parere, che credo che sia quello giusto. Beh, in ogni caso, per me questa iniziativa è motivo di grande soddisfazione, un ulteriore motivo, ce ne sono ormai tanti, e cioè il dialetto, il nostro, quello bolognese ovviamente, in altre zone stanno meglio, aspetto, è decaduto dal dopoguerra in poi. Si proibiva, lo sappiamo tutti, ai bambini di parlare dialetto, il dialetto si stava perdendo, è regredito enormemente rispetto all'epoca nella quale era lingua totale, completa, tutti i bolognesi lo parlavano e quindi era facile anche per i bambini imparare. Bene, c'è stata questa grande crisi e poi, grazie a chi? È cominciata una risalita. Grazie a chi? Grazie intanto a tutti quei commoventi scobatori del teatro dialettale che fin dall'immediato dopoguerra, e sono ancora lì che ci danno, hanno calcato palcoscenici di tutte le specie, con le commedie di dialetto bolognese, sobbarcandosi anche fatiche inenarrabili. Perché devono fare non soltanto gli attori, ma devono anche fare le prove, tutto il resto, devono fare gli scenografi, gli allestitori, i facchini, montare, smontare. Poi sono dei dopolavoristi che lavorano. Sì, sono veramente, sono stati commoventi. E poi da lì si è mosso qualcosa, il volano ha preso un po' di velocità, sono saltati fuori, vogliamo il nostro italiano bolognese. Dei cantautori, uno è qua, il meglio naturalmente, conosci uno dei corsi anche. Poi sì, poi c'è tutta una serie di iniziative, ormai da 10 anni si insegna il dialetto e al primo livello arrivano dai 110 ai 120 allievi ogni anno, questo moltiplicato per 10 fa con voi quanta gente si interessa al dialetto. E tutta una serie di iniziative ha fatto sì che questo regno dire del dialetto praticamente si sia abbastanza fermato e abbia ricevuto nuovo impulso. Certo, intendiamoci, non siamo degli illusi, mai e poi mai
succederà che il dialetto sarà una lingua totale, parlata da tutti come lo era nella nostra infanzia e giovinezza. Però rispetto a, alla prospettiva che era quasi defunto, era ormai in coma, ci sono grossi segnali di ripresa, c'è gente che ha voglia di imparare, c'è gente che si interessa, questo volano è stato rimesso in moto e Scoobay è un altro mattone, come diceva l'altro giorno Federico Galloni, un altro mattone per erigere questo muro che contrasta il regresso della nostra parlata, la parlata, come tutte, locale, che è un bene culturale, e come tale va considerato. È un bene culturale, e se i beni culturali devono essere salvati, ci ha salvato anche questo. Lo dico, ma lui lo so già, anche perché è presente Cerenini, e quindi le nuove amministrazioni locali promettono di dare una mano. Per la verità hanno già cominciato a darla, per esempio c'è la grande iniziativa al Ponte della Bionda che insomma in qualche misura vede l'amministrazione locale, seppure con molta fatica, però dare una mano. Allora, concludo, mi riallaccio a quello che diceva sempre in conferenza stampa a Doiani, che stasera concede che si è ammalato. Questo dialetto, il dialetto bolognese, che è lingua completa, e quindi non soltanto per dire barzellette un po' licenziose, ma una lingua completa con la quale si può esprimere qualsiasi tipo di sentimento, concetto, si può prendere qualsiasi tasto, il giallo, il mistero, l'amore, l'evocazione, non è soltanto per ridere, la poesia. Sono degli altri poeti straordinari. Sono dei poeti straordinari, e faccio meglio creare questo nella mente, che non molto, ma vabbè. Anche Musilepe potremmo pensare. Sì, vabbè, Musilepe è un bel saggiatore, ma anche questi vanno bene, ecco. E quindi questa cosa è un altro fattore, dicevo, che fa sperare bene, perché questo regredire di questo nostro patrimonio culturale si arresti, riprenda vigore e diventi, come sta diventando, pensate un po', lingua della gente colta. Una lingua che era del popolo. Non mi riferisco alla lingua dei signori acculturati dell'Ottocento che parlavano un dialetto molto preso dall'italiano, cioè dialettizzato dall'italiano, ma mi riferisco al dialetto originale, con i suoi vocaboli originali, cioè il dialetto del popolo, degli analfabeti, diventa, sta diventando, e io spero proprio che si concluderà così, dialetto parlata, lingua della gente colta. E questa è una grande soddisfazione. Grazie Luigi, grazie. Grazie. A Laura, a Serpandere dirla tutta, quindi stai tranquilli che fa presto. E traduco, no? No. Ma bisogna sempre tradurre in italiano, che la devo, ma insomma, me ne so c'è, me ne tanta c'è. Allora, andiamo subito al dunque. Federico Lano, che mi chiede qualche buona idea di tradurre queste belle romanze e troviamo. E al Senesle, e più andava avanti, più si diverteva, fra l'altro, e più si convinceva che qual era il romanzo che aveva da essere scritto in vulgare, si dice in italiano. Tante volte si è comandato, fatto il nome, ma per me Loriano l'aveva scritto in pugnaggio, ma poi l'ha trovato in italiano, perché qui hai proprio la mano, è curato, è rudato, al culato, hai proprio curato, ma scritto in pugnaggio, poco da fare, e poi alla scritta. Quando arriva il co dal suo bello Bursè, nel mio da Noente e Casani, gli amici, la bala dal pugnaggio, e bambino c'è, se è salte fuori. Noi te l'abbiamo guardato, a un po' di tempo, e state a sacco prima di te, perché devo lavorare, perché loro la pandavate che tutta la roba che noi te l'abbiamo preparato per scrivere al pugnaggio, la grammatica, il dizionario, loro l'aveva tutta dentro. Al trovevo sopra, la trovevo lì,
senza per un sbagli. Allora, però appunto guardare di più, però se vai alla fine, avevano detto, no, che mi avrei torso a lavorare e fedì, e andare a ducere con il ragno, cioè parlare insomma, e dare un tempo l'ordine. Allora, naturalmente quando era la ferma fatica, diciamo sempre che mi era superiore. Allora, perché dopo che ti ha scritto il computer per prendere, il papà ha resinitato un puntellino. Allora, a partire da tutta, fatta sempre un esempio di resintatura. Torniamo al viso, secondo me. E qui ha citato dal protagonista, che adesso l'ha detto che è dal protagonista, ma a sapere chi si è tutto quello. E comunque, lei è il protagonista, che va da un secolo, a Cleta, no, non è vero, no. Alice, dal protagonista, no, gli piaceva passeggiare da solo sotto i portici, la sera, scusate l'accento, ma io sono un po' tra i genitori veneti, allora si sente un po' di vento, ma comunque fa niente. Gli piaceva di passeggiare da solo sotto i portici la sera, quando le strade erano tranquille dal traffico, poche automobili, un autobus di vuoto, ogni tanto qualche cliente seduto ai tavolini del bar. E il calore della giornata, stemperato dalla brezza che scendeva dai colli, accarezzava gli alberi dei giardini Margherita e arrivava fino a Santo Stefano profumato di fiori. I portici, sopraelevati rispetto alla via, gli strasterni, erano in penombra per il tramonto. Allora, mentre la Vargite era in cuore. Ai piaceva d'andare a spasta, parlò, sotto al tuo, alla sera, quando il stre e gli erano tranquilli, c'erano i macchini, un autobus mezzo ogni tanto, un quel triante sedere ai tavolini di bar, e la calura, la giornata, al sorella la diarena che la mia matata mantunè, la diceva gli alberi di Sardegna Margaretta, e la rivela, tirante sbrì, la mano di fiume, infine, a Strastelle. I porti, chi in più è la strella, ieri in mezzo a luz, perché al sabato le regri andavano. Allora, io devo dire che bisogna che devo fare un quel. Sono sempre stato molto, molto perplesso di fronte alle traduzioni dall'italiano al dialetto. Per esempio, sono stati citati due libri, Il Principe, Il Piccolo Principe, Cleta, ma ci sono dei precedenti, abbiamo addirittura nel 600, le sorelle Manfredi tradussero in bolognese lo conto dei Viconti di Basile, che è diventato la Sacchina della Valzola, sono favole tradotte. L'orefice Giulio Veronesi tradusse addirittura la Divina Commedia, un'opera. Addirittura lui lasciò perdere il negozio, si ritirò a vita privata per poter fare questo lavoro. Poi abbiamo avuto l'Orlando Furioso, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, tutta roba tradotta. Però mi sono sempre chiesto, ma vale la pena prendere un'opera come la Divina Commedia, che è bellissima così come l'ha scritta Dante, e perdere tanto tempo per tradurla in bolognese? La risposta non me la sono mai data. Con il romanzo di Loriani, invece, la risposta è automatica, è giusto, perché già, come ha detto lui, come è stato detto, è impregnato di Bologna questo libro. Tradotto in bolognese, acquista qualche cosa di più, alfa, udoret et comus, insomma, ecco, ci mette insieme l'odore della cucina, della città, quindi è giustificato. È giustificato, no, non credo, come dice lui, che adesso sia più bello di Commedia in italiano, non credo. Però lo sentiamo più nostro, anche se per esempio nella registrazione, nel CD che è allegato, che abbiamo registrato in una mattina di gennaio, mi sembra, io in persona ho un delegato di polizia, Casciama con la Cicco, eccoci, ho Casciama con la Cicco, per scare il dialetto, è un po'
E di seconda generazione di giornalisti amici, addirittura abbiamo dei cinesi che parlano un dialetto perché sono arrivati qui negli anni 30. Abbiamo interpretato, devo dire, un capitolo. Io ero molto scettico anche su questo, perché le condizioni in cui abbiamo fatto la registrazione erano veramente proibitive. In un stanzio cinese, come era Roberto, in un stanzio cinese con degli usci che sbattevano, con gazzanti di tighello, fuori, casini, insomma. Però i tecnici, devo dire, che hanno fatto veramente un miracolo, perché il risultato è veramente buono. E devo dire che questa mania, questa bella abitudine di tradurre dall'italiano o magari anche da altre lingue in bolognese, sta prendendo piede, perché io ricevo regolarmente, tutti i mesi, non so da chi, un ragazzo, un testo che io traduco in bolognese. È un testo preso dai fumetti di Tex Willer. Io non so che intenzioni abbia questo ragazzo. Io dico ragazzo, non so, non mi ricordo come si chiama, non so che faccia abbia, però sta traducendo, cioè sta facendo qualche cosa per Tex Willer. Però adesso, immaginatevi Tex Willer in un saloon che sta per mettere le mani addosso a qualcuno, vieni fuori cazzo un fraghettone, Tex Willer. Qui a questo proposito, sempre traduzioni, io penso che sia arrivato il momento, qui a Bulani, non so se fosse stato fatto in passato, ma non mi ricordo, è arrivato il momento di fare qualcosa che nasca veramente in bolognese. Gigi ha tradotto, ha curato un libro di Tiziano Costa, il Fatto Antico, la Sintetica, bene, ma anche qui c'era la doppia dell'italiano e la traduzione fronte, e l'inglese anche, vero? Abbiamo qui uno dei più grandi illustratori, che è Giorgio Serra, è un umorista, disegnatore, illustratore, bravissimo. E lui ci potrebbe mettere la penna per quello che riguarda le figure. Ci vorrebbe una storia e finalmente nascerebbe un fumetto tutto in pugnale. In voi e Giorgio Serra. Vorrei. Hai la fagnina, voi. Hai la fagnina. Detto tutto questo, c'è anche da dire un'altra cosa, Gigi, che noi il dialetto non lo usiamo così come distintivo, dico bene, se mi vuoi correggere, correggimi. No, dici bene. Dillo. Rifiutiamo l'uso che spesso ne viene fatto per scopi diversi, e cioè, per esempio, uno di questi scopi diversi per una bassa utilità di raccolta voti, per esempio. Noi questo registro, questo aspetto lo rifiutiamo, ecco, perché sia chiaro che non ci piace fare delle cose così con questa cappa, insomma, lo facciamo per amore, per passione, perché è un bene culturale, riteniamo che, per esempio, chi dice l'insegnamento nelle scuole sia una scusata incazzata, perché il dialetto lo deve imparare, si può insegnare, lo deve imparare però solo chi ne ha voglia, e non dei ragazzini sbadiglianti che ti cacciano degli accidenti perché ti imparano il dialetto, invece quelli che ne hanno voglia lo possono imparare. Ecco, noi siamo al di fuori di questo contesto. Ecco, io concludo dicendomi, ringrazio quello che ha detto Giorgio, ringrazio per quello che ha detto sulla nostra arena del Navile al Ponte della Bionda. È uno spazio che abbiamo ricavato da una discarica abusiva. Posso annunciare ufficialmente Urbi e Torbi, che sta per diventare nostro, così pare, e andiamo avanti con le nostre forze. È un luogo dove si fa dialetto, ma è un luogo dove si fanno anche altri dialetti, perché noi abbiamo il nostro, così come ci piace sentire anche gli altri parlare il loro dialetto. Grazie. Questo libro. C'è stato anche, prima di arrivare a questo punto, un lavoro molto sotterraneo, poco conosciuto. Ci sono stati, tu hai parlato di scrivere qualcosa autentico, grazie. Qui noi abbiamo nel nostro gruppo teatrale, abbiamo Romano Danieli, che è un latinario straordinario e che ha scritto appositamente per il dialetto, che ama moltissimo, ha scritto testi originali, commedie, testi originali. Quindi, c'era già una sorta di sentiero dal quale poi si è partiti e quindi bisogna tenerne conto di questo. Ci sono quelli che non hanno mai smesso di parlare dialetto, Romano è uno di quelli e sarà, prima o poi scopriremo delle grandi cose. Bene, domani.
domande, naturalmente adesso che andrò nel vuoto. Vorrei fare una citazione particolare per quell'entità che è anche citata sul libro, che è la Valle del Brunello, che è formata dalle persone, da Amo, da Gigi, da Fausto, da Daniele Vitali, da Roberto Serra, tante persone. E queste persone mi hanno accolto fra loro, attraverso questo lavoro, con una, veramente una grande umanità e una grande... Da poter però rivedremo. Allora volevo fare un omaggio a queste persone leggendo una parte che, visto che si parla della balla del Brunello, una parte del libro in cui viene descritto che cos'è una balla. Volete che ve lo legga in italiano o in polonese? Io sono portato così due testi. Questo libro che è quello da cui è nato il tutto, ha girato per tutta Europa, ha visto il mondo. Allora, questo brevissimo pezzo, sono 10, questo brano sono una decina di righe, e praticamente viene raccontato da delle ragazze che sono, diremmo adesso, delle export, che stanno viaggiando verso Bologna insieme al nostro protagonista. In bolognese, coniando un neologismo, si potrebbe dire donne di scorta, forse, da export. E diciamo che siccome vogliono appunto, parlano delle balle perché prevedono di affiliarsi ad una balla che ne tutti gli interessi. E allora dice... Alla pagina, a pagina 111, nella parte bassa della pagina, e dice: al bar alieno, la sera messa a letta, Zen chi si trova a spasso tra l'altro e tutti in sangue, i fan quello che via. In Brinzelli, al non bala, le rodessa alla squadra di Fakin, che in un bar in Cleta, i ferri dal facchinaggio a ora. I Fakin, i ferri in posto tutti in sangue, e spartevano la giornata, gli fevano pagare una multa a cui chi fevano preso a solvere, gli organizzavano il squadra e vedono. La Zen, i den poste non, al congreghetto che ha fatto, le urla la bala, e la bala la ventetta, per cui chi stavano dentro, una maniera di stare al mondo. La bala la di fatto quanti fuori dalla tua zona, la dà una manca agli angari della polizia, la seppa di Pugnieni, dal pepo o dal rame. La bala poi ha quanto da supplire la miniera o il fiore, che tale brusi spaiù per il trasporto. Sti dentro la bala, ti come tu, ti incatò, la bala è la tua assicurazione.